Radicale, siamo con Pietro Fiocchi che alle prossime elezioni europee si candiderà nella circoscrizione del Nord-Ovest con Fratelli d'Italia. Lei è, diciamo, è l'ultima generazione di una grande azienda industriale esportatrice del nostro paese che è la Fiocchi Munizioni. Allora, lei per che cosa si batterà nel prossimo mandato se verrà eletto e soprattutto è preoccupato per il quadro in cui agisce il suo settore industriale? Sì, sicuramente quella è la ragione principale per cui ho deciso di scendere in campo e lasciare un lavoro che a me piace molto, perché penso che siamo arrivati a un momento veramente difficile per il nostro settore, con dei potenziali distruzione di interi mercati sia nel mondo venatorio ma soprattutto nel mondo del tiro, dove l'Italia ha vinto tantissime medaglie in giro per il mondo, non l'ultima quella di Jessica Rossi in Coppa del Mondo in Messico. È preoccupato anche per come noi sappiamo che lei agisce nel campo delle armi sportive. Allora, la riforma dello sport la preoccupa molto su come le federazioni vengano espropriate un po' dei loro ruoli? Sicuramente sì, cioè, è un tema molto complesso perché sono in gioco sia la parte, diciamo, di politica, cioè la creazione di direttive a livello europeo che vanno a inficiare o a cambiare la maniera in cui lo sport viene fatto. Esiste anche una parte, anche quella squisitamente politica, ma non necessariamente nell'aula del Parlamento, che sono le decisioni prese a livello di Comitato Olimpico Internazionale. Vede la recente diminuzione degli sport di tiro alle Olimpiadi e addirittura si sente mormorare in giro che vogliono sostituire gli sport da tiro con i videogiochi, cioè con le armi a laser. Per cui è una situazione complessa, ma rischia veramente di dilapidare un patrimonio incredibile che noi italiani abbiamo e di cui sono fiero, perché in giro per il mondo ce lo riconoscono. Allora, oggi è stata approvata definitivamente al Senato la legge sulla legittima difesa. Lei ritiene che sia una semplificazione il fatto che approvata questa legge ci circoleranno più armi in Italia? No, assolutamente no. Secondo me la legge per la detenzione delle armi in Italia è dura ma corretta e per cui deve essere applicata in questa maniera e non necessariamente il fatto che sia più facile fare la legittima difesa in casa vorrà dire un aumento delle armi, non credo proprio. Lei ha criticato la direttiva europea sulle armi che è stata recepita nel nostro ordinamento in questa legislatura? Sì, io l'ho criticata perché purtroppo in fase finale sul trialogo tra le commissioni e il Concilio sono state inserite delle parti che erano purtroppo un po' vaghe, nel senso che non hanno definito esattamente come andavano marcate le parti essenziali delle armi e quali erano le parti essenziali delle armi. Il risultato potenziale è che ogni nazione farà una legge che è diversa da tutte le altre nazioni, per cui creando di fatto delle barriere insormontabili per il nostro settore. È preoccupato per la Brexit, adesso arriverà un decreto che cercherà in qualche modo di attutire il trauma di questo passaggio. Lei quanti dipendenti ha occupati nel Regno Unito e soprattutto che livello di affari ha? La nostra azienda nel Regno Unito è solamente una commerciale con un paio di persone, per cui è relativamente piccolo. Il fatturato è interessante, ma niente di incredibile. Ritengo che nel nostro settore la Brexit non cambierà significativamente la situazione, anche se è molto difficile da leggere in questo momento, perché bisogna capire se continueranno a aderire al REACH, per esempio, che è un fattore molto importante, o se invece ne usciranno completamente, creando degli scenari completamente nuovi. Ultima questione, che cosa è cambiato dall'amministrazione Obama a quella Trump nel mercato delle armi negli Stati Uniti per gli esportatori italiani? Ma di fatto non è cambiato niente per noi, salvo che sotto Obama, che noi abbiamo definito scherzosamente il più grande venditore di armi del secolo, perché ha fatto aumentare il mercato civile, non militare, civile del 250% in 8 anni. Non è poi, male per un democratico. Esatto, ha ottenuto esattamente il contrario di quello che dichiarava. Poi è arrivato Trump e tutti si sono rilassati, infatti il mercato americano è crollato, 25% un anno dopo l'altro. Anche se è sempre il più grande mercato per le armi e le munizioni del mondo, civile, sto parlando, non militare. Dal punto di vista dell'operatività non è cambiato nulla però.
Certo. Senta, lei ha avuto già un'altra esperienza in famiglia di un senatore, che è suo padre, immagino. Mio zio. Suo zio, ecco. Lei si è spostato più a destra? Suo zio stava nel Partito Liberale Italiano, se non sbaglio, vero? Sì, mio zio è stato eletto, mi pare, 2 mandati come senatore per il Partito Liberale. Io chiaramente in economia sono liberale anch'io, ecco, per cui mi ha fatto particolarmente onore e mi ha convinto la proposta di Giorgia Meloni, perché mi pareva nel panorama un po' triste, scusate se lo dico, dei nostri partiti oggigiorno Fratelli d'Italia è quello che ha mostrato più coerenza e più serietà, secondo me, su tanti argomenti che a me erano importanti. Bene, la ringrazio Pietro Fiocchi e in bocca al lupo per le elezioni. Grazie.